Valenti, lei ha fede in Dio, io credo nella materia. Ma Einstein diceva perché c'è qualcosa e non il tutto, però. No, mi pare che esiste qualcosa. Che è talmente straordinario. Scusi, ho sbagliato a citare. Perché esiste qualcosa e non il nulla? Perché esiste la materia? Perché esiste, è un dato di fatto che sperimentiamo. Sì, una materia intelligente che poi si sviluppa in questo modo così sviluppa, completo. No, appunto, dalla materia bruta, dalle molecole elementari, dalle particelle elementari si arriva fino a esseri complessi. Uno lo spiega con la mano di Dio. E io lo spiego con una proprietà insita nella materia. E mi pare sono due spiegazioni ugualmente fideistiche e ugualmente accettabili. Quella di Dio forse è più comoda, certo c'è un essere superiore che prevede e fa tutto, però mi sembra sia anche una spiegazione più infantile, nel senso che c'è un babbo o una mamma che ci guida per mano. Insomma, sa, c'è da discutere su questo punto, perché sentire che io sono infantile non è una bella incensata, ecco. Insomma, sinceramente, cioè, il problema, signora, si pone appunto in questi termini, secondo me. Altro è Dio esiste, altro è Dio esiste per me. Cioè, io sono in relazione con. Ora, io non sono in relazione con una idea, con un fantasma. Io sperimento di essere in relazione con una. Un'altra, lei potrebbe dire, io questo non sperimento. Ha ragione. Cioè, lei ha, come dire, il diritto di dichiarare così, ma non di affermare che se io credo in Dio è come credessi in Babbo Natale, perché mi sento offeso semplicemente. Nel senso, ma io di lei non dico nulla, io dico e lei sente così, crede così, ecco. E io rispetto il suo credere. Ah, benissimo, cioè, per cui però non affermando, per lei potrebbe essere, per me Dio, quello che voi presentate come Dio, è come Babbo Natale, come la Befana. Per lei, ecco. Ma non può dire che Dio in sé è Babbo Natale, no, e la Befana, perché per me non lo è il fondamento del mio essere, capito? Ho capito, ma era per me no. Era. Per me, infatti, ho sempre detto, io ritengo che Dio sia un'invenzione. Per io, lei, cioè, per me, lei. Certo. Ecco. Ma certo, non in oggettività. C'è tanti che sono confortati dal credere in Dio, sì. Beati loro. E se c'è conforto, evidentemente non sarà acqua... Che bagna il pavimento, cioè sarà nutrimento probabilmente, e se è nutrimento è fede, ma fede è una cosa, non è fede, personale. È razionalità pura, perché sappiamo che la scienza, insomma, ti dice che una medicina fa bene perché c'è medicina. Beh, se invece medicina non fosse medicina, evidentemente non farebbe bene. Allora, se c'è qualche cosa che veramente fa molto 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 bene, dire che è inesistente, secondo me, è arrazionale. Non ho detto irrazionale, arrazionale. E anche il placebo. Sì, non funziona, ecco. Moltissimo. Ma insomma, va bene. Però, ecco, è un po' così di opinioni diverse. Signor Fasani. È una gioia conversare con la signora Hack. Tante volte in televisione abbiamo litigato calorosamente. Questa sera dialoghiamo. Però... lasciatemi fare qualche puntualizzazione, perché questa sera sono state fatte delle definizioni sulla fede e sulla religione che a mio modo di vedere domandano qualche puntualizzazione. Per esempio è stato detto che le religioni sono state le cause di grandi disastri, di grandi mali operati nel mondo. Io vorrei precisare, e vorrei precisarlo soprattutto per tutte quelle persone che hanno visto frustrato il loro battimani, vorrei dire... che è il potere che si impadronisce delle religioni, quello che causa il male nel mondo. Così come vorrei dire, signora Hack, che ci sono i cretini che brandiscono il crocifisso per fare delle cose poco umane o disumane, come ci sono quelli che brandiscono il Corano per andare a mettere le bombe. Cioè l'uso strumentale che si fa delle religioni è un pericolo che è trasversale a tutto il mondo, ma con questo non possiamo sentirci autorizzati a dire che né la fede né la religione di per sé sono nemiche dell'uomo. Perché mentre lei parlava di crocifisso, io pensavo che in Egitto negli ultimi 20 anni sono stati ammazzati 4.000 cristiani.
Io stavo pensando che ad agosto quest'anno in Sudan sono stati crocifissi 20 cristiani, solo nel mese di agosto. Sto pensando che ci sono dei cristiani che soffrono. In Afghanistan abbiamo le suore di Carlo De Focolla, ad Haiti quelle di Madre di Calcutta, in India, nell'Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, in tutti questi stati, nell'Orissa, fanno fuori i cristiani che continuano ad amare e a servire. Sto pensando in tanti stati del mondo, in Nigeria e quant'altro, dove i cristiani servono, in silenzio, rendendo onore alla croce e quindi dicendo al mondo, e non solo noi questa sera, che quando si vive autenticamente la propria fede è un servizio vero l'uomo, tutto il resto è caricatura. La seconda affermazione che mi ha colpito è quando in fondo lei, peraltro partendo da posizioni conosciute, dice che la fede è la risposta, in fondo è l'illusione, l'autoinganno di fronte al mistero della morte. Volendo essere razionali fino in fondo, mi veniva da domandare, io che tento di avere la fede, il mio vescovo, tanti qui presenti, mi domandavo in quale epoca, rispetto a 13 miliardi e 700 milioni di anni fa fino ad oggi, mi colloco per essere ancora arretrato da non aver raggiunto l'emancipazione dall'autoinganno. Perché poi ad estremizzare la verità è questa, si dice quando tu razionalmente ti liberi dell'autoinganno e dalla tua illusione vuol dire che la gnosi ti ha portato nel cammino, nella prateria della libertà. Allora questa sera io dovrei ancora dire che sono uno schiavo che cammina nel deserto della prigionia. In realtà, vede signora Hack, io credo che la fede sia un dato antropologico incontestabile, perché la fede trasversale a tutti i popoli, a tutti i tempi, a tutte le religioni è un dato antropologico, io dico come il bisogno di cibo e come la sessualità. Sono le tre componenti fondamentali, solo che la fede, non essendo dimostrabile in termini scientifici, si tende ad escluderla come un fattore, un tertium non incisivo per la vita. Torno a ripetere, la fede per il suo modo di rappresentarsi non può essere definita un autoinganno, ma è un dato antropologico. Allora mi stupisce che una persona di scienza voglia escludere la dimensione di fede dall'orizzonte di una natura, dato che a livello psicologico, emotivo, sentimentale. Ma lei, io non ho detto questo. Dico la fatica di avere una fede. Quello che ho detto, in quanto per il primo punto, io non ho detto che le religioni siano di per sé un male, assolutamente no, ma siccome le religioni suscitano fondamentalismi, è il potere che si serve fatto, delle religioni, e sono questi fondamentalisti che si ammazzano in nome di Cristo, in nome di Maometto, in nome di Allah o Dio so io. Questo ho detto, uno. Il secondo punto della fede, che la fede sia un dato antropologico, certamente fin dall'antichità qualsiasi popolo ha sempre avuto una religione, una fede, ma io credo che questa fede sia proprio dovuta al fatto che si vive in un mondo, si viene in un mondo che è pieno di misteri per noi. E allora si cerca una spiegazione. E più siamo ignoranti, più questa spiegazione la cerchiamo nell'aldilà, nel Dio. Tant'è vero, però, signore. Via via che si comincia a capire, a studiare, a conoscere, a interpretare fenomeni, si capisce che sono fenomeni naturali. Tanto è vero, signora, che io non sono partito dal cielo, sono partito dalla mia esperienza, quindi io non avevo bisogno di un Dio che mi desse delle spiegazioni su cose che non conoscevo. Semplicemente ho aperto me stesso all'incontro con questa persona che vi ho detto e che ha motivato il mio vivere, cioè la resa carica di significato, di valore. Io sono partito da questo, quindi l'aspetto del non conosciuto applicato poi a un X, ho detto la X famosa, non è il mio viaggio. E quindi potrei anche dire che non è proprio vero. Vado a concludere con anche culto dei morti, scusi. Anche culto vado a concludere, dei morti. Vado a concludere con la mia domanda. Secondo punto volevo rispondere. Anche perché si crede in Dio, anche perché si vuol credere nell'aldilà. Questa è una cosa antropologica, fin dall'antichità c'è stato il culto dei morti, il culto anche completamente antropomorfo, si portava il cibo, si provava a bere ai morti
E questo è un desiderio di seguitare a vivere.